E vi suoniamo con un om. E piano apriamo gli occhi, teniamo le mani legate alle ginocchia, facciamo ruotare un po' il tronco. Iniziamo questo dolce movimento in opposizione: quando lo sterno va avanti la testa va indietro, quando lo sterno va a destra la testa va a sinistra, quando lo sterno, quando il tronco, quando le scapole vanno indietro la testa va avanti. Ciò che tecnicamente si chiama un movimento differenziato. Differenziamo il movimento del tronco dal movimento del capo. Inspiro quando il tronco viene avanti, espiro quando il tronco va dietro. Cambia anche il senso. Non mescolare solo i vestiti, la pelle, mescola anche gli organi interni. Senti come il respiro viene coinvolto da questo movimento. Espandi bene il respiro, estendi bene il movimento. E piano, quando vuoi, ti fermi al centro. Liberiamo le mani, appoggiamo le mani lateralmente. Una mano spinge in giù, l'altra mano va su. La mano che è sotto può allontanarsi un po', diamo un po' di spazio in modo tale da incrementare un po' la flessione laterale. Se il corpo ti lascia fare, puoi anche lasciare cadere bene giù il gomito. Facciamo una bella flessione laterale, ma assicurati che l'anca, il ginocchio, il controlaterale siano ben pesanti. Si possono anche sollevare, ma l'idea è di lasciarli cadere giù. Va bene, mano in spinta. O gomito pesante giù. Inspiriamo. Espirando piano torna al centro, facciamo mukula, un'asta mudra, e piano libero, mano sinistra giù, mano destra su, la mano può allontanarsi un po', decidi tu se andare o in spinta, puoi spingere con la mano, o se no puoi lasciare cadere bene giù il gomito, o giocare tra queste due situazioni. Puoi anche associare queste due situazioni al respiro, quando inspiri spingi, quando espiri ammorbidisci il gomito. Ovviamente l'anca controlaterale, il bacino controlaterale ben pesante. Senti come il respiro trova spazio in questa forma. Come il respiro viene condizionato da questa forma. Il respiro è fortemente condizionato dalle nostre posture. Inspiro, ti allunghi bene. Espirando, mukula, bocciolo. I polpastrelli diventano uno. E piano lascio. Distendiamo tutte e due le gambe. Facciamo dandasana, tecnicamente a posizione del bastone. Mani lateralmente al bacino, una dolce vita nei piedi, una dolce vita nella colonna, assicurati che i piedi siano più o meno paralleli alla schiena e la schiena parallela ai piedi, senti questo parallelismo,
Piano, senti che la forza ha una colonna intrinseca, può stare su da sola la colonna. Piano, stacca le mani vanno su verso il cielo. Una delle tante varianti di Dandasana, assicurati che i piedi siano dolcemente in vita, perciò una dolce flessione dorsale di caviglia. Piedi paralleli alla schiena, inspiro qua e stavolta espirando la mano destra va in avanti, la mano sinistra va dietro. Inspiro, torna su, ti allunghi, allunga bene il respiro e poi cambia, espirando mano sinistra avanti, mano destra dietro. Inspiro su. Espiro giù. Fallo un paio di volte con il tuo respiro. E quando vuoi ti fermi con le manine in su, resta qui, allungati bene, non è una posizione passiva, è un continuo lavorio. Kekari Mudra vuol dire toccare il cielo, e da qua inspira bene ed espirando facciamo una prima flessione d'anca, vieni in avanti, non pensare a flettere la colonna. Solo quando senti che l'anca non può flettersi più, lascia andare giù la colonna. Dove va? Va. Paschimottanasana. Senti questa flessione d'anca, senti questa tensione lungo tutta la catena posteriore. Fletti bene dorsalmente le caviglie, lascia pesare bene giù la testa. E in questa posizione facciamo le prime tre respirazioni yogiche complete. L'aria entra attraverso le narici, gonfiando prima la pancia. Senti che la pancia è un po' compressa, ma cerca spazio in basso. Poi torace, fino alle clavicole. E poi l'aria esce, clavicole, torace, pancia. Un paio di volte con il tuo respiro. Lasciamo cadere giù le manine, aiutati con le manine, piano vieni su, un passettino alla volta, impila bene le vertebre lombari, poi le toraciche, poi spalle ben sopra il bacino, le orecchie ben sopra le spalle, Dandasana di nuovo, un bel Dandasana attivo, dolce vita nei piedi, che non vuol dire piedi ghiacciati, piedi vivi, schiena viva, e anche qui un paio di respirazioni yogiche complete. Pancia, torace, fino alla base del collo. E poi l'aria dalla base del collo, torace, pancia. Segui con attenzione questo viaggio che l'aria fa. Nello yoga si dice dove va l'attenzione va il prana, va l'energia vitale. Seguiamo con attenzione il respiro, è proprio l'attenzione che nutre, che agevola, che libera queste nadi. E piano lascio, libero, le mani vanno un po' indietro, facciamo una controposa, punta i piedi, perciò estendi le caviglie, facciamo due volte questo, fletti le caviglie, inspiro, punta i piedi, estendi le caviglie, espirando fletti la caviglia, inspiro, punta, espirando fletti,
Inspiro punta. Espirando fletti. Inspiro punta. Spingi bene sulle mani, vieni anche su con il bacino. Lo facciamo in maniera dinamica, dai. Espirando il bacino scende e le caviglie si dorsiflettono. Inspiro, spingi sulle mani, avvicina le scapole, gli alluci vanno verso il tappeto. Espirando piano giù, appoggia il bacino, schiena si allunga. Inspiro su. Espiro giù. Inspiro su. E rimaniamo su qualche respiro. Anche in questa posizione qua, ovviamente l'addome è dolcemente attivo, perché vogliamo spingere bene sul pube. Ma anche qui facciamo delle respirazioni yogiche complete. Senti che l'addome non può espandersi tanto, perciò il movimento si trasferisce subito nel costato. Dalla pancia fino al collo e poi l'aria esce dal collo fino alla pancia. Allunga tutta la catena anteriore. E piano giù. Lo facciamo un po' con il vinyasa. Inspiro, ti allunghi verso il cielo. Espirando ti tuffi in avanti, fuori l'aria. Paschimottanasana, bene giù. Inspiro, le mani tornano su al cielo. Espirando le mani disegnano un cerchio e le appoggiamo dietro. Inspiro, punta i piedi, vieni su con il bacino. Espirando appoggia il bacino. Inspiro, le mani toccano il cielo, che Kekavimudra. Sti tuffi in avanti, Paschimottanasana, una pinza. Inspiro bene su un Dandasana. Espirando un bel cerchio, appoggia giù le mani, fuori tutta l'aria. Inspiro, un Danurasana, una sorta di arco, bene su. Espiro, appoggia giù il bacino. Ultima volta, ben con il respiro. Inspiro, ti allunghi. Sti tuffi. Inspiro, ti allunghi su, al cielo, di nuovo. Espirando, solo appoggi le mani, ben dietro. Inspiro, punta i piedi. Sali più bene il petto, cuore al cielo, espirando piano giù. Buonissimo. Incrociamo le tibie. Spostiamo il peso in avanti. È una bella posizione quadrupedica. Mani ben sotto le spalle, ginocchia ben sotto il bacino. Inspiro, posizione della tigre, via grasana. Espirando gatto, marjari, hasana. Inspiro, via grasana, arca bene la schiena. Espirando gatto, marjari, hasana. Inspiro, tigre, via grasana. Espirando gatto. E restiamo un attimo al centro. Lì, tranquillo. Allontaniamo solo il piede destro, lo spingi lontano, lontano. E poi andiamo ad infilare il ginocchio destro oltre al ginocchio sinistro. Ti adatti un po' sul tappetino in modo tale da magari non uscire. Siamo in questa conformazione qua. E da qui è una posizione asimmetrica. Non cercare simmetrie, non ci sono simmetrie. Inspiro tigre, arca la schiena. Facciamo tutto un lavoro poi espirando fuori l'aria, gatto. Inspiro tigre, un lavoro sulla mobilizzazione di tutta la colonna. Espirando gatto, fallo con il tuo respiro un paio di volte. Senti questo vincolo dentro il bacino, andiamo ad allungare, a far respirare un po' tutti i legamenti del bacino. E poi piano ti fermi più o meno al centro, attiva l'addome, cerca questa continuità della colonna, questo allineamento. La gamba destra torna da dove è venuto, piede destro spinge lontano e ginocchio destro giù. Piedino sinistro va lontano, lontano, lontano. Resta qui un attimo, senti questo come cambia l'equilibrio e poi il ginocchio sinistro decussa, passa la linea mediana e va oltre il ginocchio destro. Senti questo legame tra le ginocchia?
distribuisci bene il peso, non cercare simmetrie, non è una posizione evolutamente, una posizione asimmetrica per andare a lavorare su alcune strutture legamentose del bacino. Inspiro tigre, espirando gatto, fallo con il tuo respiro un paio di volte. Cerca di allungare un po' il respiro, di dilatare bene il movimento. E piano ti fermi al centro, tornando ad allungare il piedino sinistro, lungo, 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 e piano giù. Le mani sono ben appoggiate sotto le spalle, le ginocchia ben sotto il bacino, andiamo un pochino indietro, fuori l'aria, e un pochino in avanti, inspiro. Decidi tu quanto, puoi anche farlo piccolo piccolo, Possiamo andare però fino ad Shashankasana, la posizione della lepre, andando in avanti fino Kurda Mukha Savasana, canna faccia in su. Ma decidi tu in che zona giocare, in che zona rimanere. Cerca tu l'area di lavoro per oggi, in questo momento, che magari tra qualche ripetizione può diventare più ampia. E piano ci inseriamo un bel respirone lungo e sottile. Piano, vengo avanti e mi fermo a cane a faccia in su. Piedi spingono bene via il tappeto. Le ginocchia perciò sono sollevate. Le mani spingono bene sul tappeto, spalle lontane dalle orecchie, scapole vicine. Ecco. Beh, respiro qui. Ed espirando, attiva l'addome fortissimo, arrotonda la schiena, non appoggiare le ginocchia. Andiamo nella posizione del gatto, ma con le ginocchia sollevate. Inspiro, vieni avanti. Cane a faccia in su. Addome fortissimo, le ginocchia sempre sollevate, gatto, arrotonda bene la schiena, guarda l'ombelico, le ginocchia sono sollevate. Inspiro, cane a faccia in su. Espiro, gatto, risucchia bene le pelvi, spingi bene sulle mani. Inspiro, cane a faccia in su. Un bel lavoro per le braccia, per le spalle. Gatto. Inspiro, cane a faccia in su. E stavolta attiva bene l'addome, passiamo a cane a faccia in giù, facilitato. Ginocchia piegate, schiena lunga, lascia pesare bene giù la testa. Lascia che la colonna si allunghi. Spingi bene i glutei in alto. Apri bene le dita delle mani, le dita dei piedi, attiva bene l'Uddiyana Bandha, ombelico verso la colonna. Appoggiamo le ginocchia a tigre, espirando gatto. In apnea polmoni vuoti, andiamo bambino. E ci rilassiamo lì, qualche respiro, testa pesante, glutei pesanti. Gomiti cadenti. Solo le mani camminano in avanti, inspiro, lascia cadere i gomiti, solleva la testa, in, espirando gatto, risucchia bene le pelvi, spingi bene il pube avanti, cane a faccia in su, attiva bene l'addome in questa transizione, ricordati il gatto con le ginocchia sollevate e andiamo a cane a faccia in giù.
Resta di qualche respiro. Piedi sono distanti quanto le tue mani, quanto il tuo bacino. Mani distanti almeno quanto le tue spalle. Glutei bene in alto, senti tutta la catena che si allunga, lascia cadere bene giù i talloni, lascia pesare la testa. Lo sguardo, il dristi verso il tuo ombelico. E da qui piano andiamo in avanti, posizione da piegamento, Santolasana, resta bene lì. Infila bene la coda tra le gambe, non lasciare andare la coda in su, sì, ancora di più. Ecco, quella è coda ben giù, tu sei un po' così, vai bene in su, come se tu volessi, sì, facciamo tutti coda in su, vai con la coda in su, solo la codina in su, e poi coda tra le gambe, coda in su, coda ben tra le gambe, attiva bene l'addome, infila, eccolo lì, ben coda tra le gambe, immagina che qualcuno ti voglia salire sopra, da lì non cambiare niente, solo solleva il piede destro, solo piedino destro, da lì non cambiare niente, solo mano sinistra, senti questo lavoro, diagonale, piano giù la manina, piano giù il piedino, infila sempre bene la coda tra le gambe, non andare su con il bacino, piede sinistro su e piano mano destra, senti questo lavoro, non salire su con il bacino ben basso, vieni avanti, peso sulla spalla, piano giù la manina, piano giù il piedino, glutei al cielo, cane a faccia in giù. Solleva il piede destro, bacino ben allineato per adesso, piede ben a martello. Un cane a tre zampe ma con il bacino ben allineato. Piede ben a martello e il bacino allineato, allineato, allineato. Perciò la gamba non si alza tanto. Sì. Resta in questa dimensione qui. Poi da qui punta il piede, estendi la caviglia, extra ruota il femore e disallinea bene il bacino. Il piede va veramente in alto adesso. Il bacino è completamente ruotato, ma cerca di mantenere le spalle parallele al pavimento. Piede destro tra le mani. Andiamo su con la manina destra, subito. Piede tra le mani, non indietro le mani. Piedi tra le mani, piede molto in avanti. Ancora più avanti. Eccoli. Sguardo bene la mano che sta su. Appoggiamo giù la manina destra. E andiamo su con la manina sinistra. Senti come cambia la musica. Se puoi appoggia tutta la mano giù. Anche il tallone della mano ben appoggiata giù, se puoi. Sguardo bene al cielo, al palmo della mano. E piano giù la manina. Due mani sul ginocchio avanti. Spingi bene il ginocchio in avanti. Io proprio prendo il ginocchio e lo spingo in avanti. E vengo su. Andiamo verso il guerriero 1. Una modalità, una delle versioni del guerriero 1. Dove si lavora tanto sull'equilibrio. Perciò il tallone dietro è sollevato. Sollevato e ginocchio avanti piegato, ginocchio destro disteso. Facciamo tutti mani sul bacino, non coda indietro. Infiliamo bene la coda tra le gambe, attiva bene l'addome. Le mani si staccano, si aprono, vanno su. Spalle lontane dalle orecchie, sguardo al cielo. È una posizione di equilibrio. Inspiro, espirando piano, gomito sinistro oltre il ginocchio destro, è sempre una posizione di equilibrio, un pochino più semplice, gomito sinistro oltre il ginocchio destro, eccolo, sguardo bene al cielo, spingi bene il tallone indietro, allunga bene la colonna, resta lì qualche respiro. Inspiro, le mani si aprono, disegno un cerchio enorme fino a su. Espirando, ridisegno un cerchio enorme fino ad appoggiare giù le mani.
mani ben appoggiate, bacino ben giù, 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 il bacino rimane giù, piede raggiunge l'altro piede senza far salire il bacino, andiamo in posizione da piegamento, ecco, piegamento, cane faccia in su, cane faccia in giù, resta lì qualche respiro, allunga bene la spina, apri bene le dita delle mani, risucchia bene l'ombelico, andiamo su col piedino sinistro stavolta, piede a martello, bacino allineato e solo un'estensione d'anca. Mi assicuro che al bacino piace molto ruotare perché facilita la salita della gamba, invece no, e solo estendiamo l'anca senza ruotare l'anca. Punta il piede, extra ruota il femore, vai su, 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 su. Adesso sì, l'anca ruota, il bacino si apre. Cerca di tenere le spalle parallele al pavimento. Allunga bene il respiro. Piede sinistro tra le mani. Guarda dove hai le mani, ci metti proprio il piede in mezzo. A questo fallo camminare in, sì, cammina in avanti, sì. Mano sinistra ben su e ti apre. La mano va proprio verso il cielo, verso lo zenith, perciò non cerchiamo la l'iperapertura, ma proprio verso l'alto. Sentiamo queste linee molto pulite. Il ginocchio spinge avanti, il tallone spinge indietro, una mano spinge in giù e l'altra mano va proprio in su. Perciò cerca di espanderti lungo queste direttive, lungo queste direzioni. Non rompere gli angoli. Una mano spinge in giù, una mano in su, un ginocchio in avanti, un tallone indietro. Piano vai giù con la manina sinistra. E piano spingi bene giù con la mano e ti apri e vai su con la mano destra. E piano giù, due mani sul ginocchio avanti, spingi bene il ginocchio avanti e raddrizza bene il tronco. Andiamo tutti con la coda indietro, perciò in antiversione del bacino, attiva l'addome, retroverti bene il bacino, infila bene la coda tra le gambe. È una posizione di equilibrio, le mani si aprono, su. Le spalle scendono giù, sguardo al cielo. Va bene, o mani unite o anche mani a V, va benissimo. Spalle ben lontane dall'orecchio. Continua ad affondare bene con il ginocchio avanti. Continua a spingere bene il tallone indietro. Risucchia bene l'ombelico. Inspiro, gomito destro oltre ginocchio sinistro. Ti infili bene, cerca questa sorta di incastro. E poi piano piano vai su. Bei respironi, allunga bene la colonna, cerca di estendere la colonna, non andare in flessione, perciò apriti verso dietro piuttosto. Inspiriamo, guerriero uno su, tocca bene il cielo. Espiro, appoggia le mani, allinea bene il bacino e lo blocchi. Senti proprio una sorta di clac, il bacino si blocca lì. Perciò non lasciarlo libero di andare dove lui, il bacino si blocca, clac, il piede, piegamento, cane faccia in su, ci mettiamo un altro piegamento, dai, piegamento, cane faccia in giù, dai, è Natale, bisogna essere, non ti dico io cosa ho mangiato ieri, alimentiamo bene questo fuoco, bruciamo tutto. Ruota piede destro 45 gradi, avanti piedino sinistro. E piano veniamo su un attimo e ci stabilizziamo qua. Piede dietro 45 gradi, sì. Ti fa male, no? Vedi tu come tenerlo.
piega bene avanti il ginocchio sinistro. E l'idea è che col piede destro dietro spingo cosa? Spingo il bacino in avanti. Attiva bene l'addome e facciamo il guerriero 1 finito. E il guerriero finito non è tanto una posizione di equilibrio, ma una posizione in cui bisogna lavorare tanto su come gestire il bacino. Vai lì, spalle giù, sguardo i pollici, bei respironi qui. Inspiro qua ed espirando ci apriamo in guerriero 2. Proprio il bacino si apre, le spalle scendono bene, i piedi si adattano, micro movimenti bisogna farli e andiamo in un bel guerriero 2. Spalle ben lontane dalle orecchie, mani che spingono, ginocchio che affonda, pavimento pelvico sveglio, piedi vivi che si radicano. In questa posizione si dice, devi immaginare di avere i piedi 2 metri sotto terra. Immagini di farlo nella sabbia, ti scavi 2 buchi e metti là i piedi. Bam! Senti questo radicamento. Non sei sulla superficie, sei dentro la terra, come un albero. Da qui distendiamo tutte e 2 le ginocchia. Continua a spingere bene con i piedi. La mano sinistra va verso sinistra, verso di là. Andiamo verso Trikonasana, un bel triangolo e piano giù. Appoggiamo la mano sulla caviglia e l'altra manina va su. Sguardo bene la mano che sta su. Bei respiri. Spingi bene con i piedi e senti cosa succede dentro il tuo bacino quando spingi con i piedi. Senti che il bacino prende spazio, proprio senti l'articolazione sacroiliache che si liberano. Spingi bene con i piedi. I respiri sono lunghi, sottili, ovviamente il respiro è un po' vigoroso perché la pratica è un pochino intensa. Non ci sono apnee in questa fase. Quando finisce un atto inspiratorio inizia subito l'espirazione e viceversa. Guarda la mano che sta sotto, piano vieni su come se qualcuno ti tirasse su per la manina. Senti questa forza esterna, iniziamo a sentire queste forze esterne. Allungati, allungati e piano giù. Solleva l'avampiede sinistro. Senti dentro l'anca che introruota qualcosa, il femore, e lì. Le mani si staccano, inspiro. Spalle scendono giù. Ok, resta qui un attimo, senti questa forza, 2 piedi spingono, 2 mani e la testa. Tecnicamente si chiama pentaculum, senti queste 5 forze, queste 5 linee. Inspiro, espirando mani sulle cosce. Appoggia le mani sostanzialmente sulle cosce. Inspiro, cuore al cielo. Espirando, fletti la colonna, vai giù, le mani arano, strisciano sulle gambe fino alle caviglie. E restiamo qui, un bel tecnicamente, un bel triangolo simmetrico, è una posizione simmetrica, sì, molto preciso. Resta qui qualche respiro, sì, buono. Piedi spingono in giù, glutei salgono su, la testa cade giù. Sì, sì, rimani qui. Va benissimo questo. Io se fossi in te aprirei qualche millimetro in più i piedi. Distanzia un po' i piedi. Ecco, anche meno. Giusto per poter appoggiare la fontanella sul tappeto. Ecco. E quando inizia a appoggiare giù la testa, inizia a spingere bene giù la testa. La testa spinge in giù, in giù, in giù. Allungati, perché tu ti stai flettendo. Non devi fletterti, devi allungarti. Ecco, questo devi fare. Non è una flessione di schiena, Se la testa non sfiora il pavimento, quando la testa sfiora il pavimento, inizia il lavoro di metterci un po' di peso sotto la testa. Ovviamente devi gestire molto bene la distanza tra i piedi. Se i piedi sono troppo distanti, l'appoggi troppo facilmente, se sono troppo vicini non appoggi la testa. Sì. Sì, certo. Vai giù, apri anche tu più i piedi, ecco. E così anche tutto che vai giù, vai, apri un po' di più i piedi.
Eccolo qua. Spingi in giù qua. Ecco. Apri un millimetro di più i piedi. No, no, vai, vai. Apri un po' di più i piedi, un millimetro. Ecco, questo. Senti che la testa tocca. Ecco. Quando la testa tocca inizia il lavoro. Sì, 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 sì. Sai cos'è? La paura di cadere. Sì, sì. Ma so. Devi pensare a spingere bene sui glutei e a rilasciare giù la colonna. Ho tanto a destra le gambe, prima avevo fatto. Sì, certo, certo. Per te tu prima eri troppo chiusa. Piano, appoggiamo le mani sul tappeto. Camminiamo un po' in avanti con le mani, allunga bene la colonna. Portiamo la colonna parallela al pavimento. Attiva bene l'addome, risucchia bene l'addome, addome come una tavola d'acciaio, mani ai fianchi, gomiti al cielo, spingi il pube avanti e sali su. Espirando piano giù. Solleva l'avampiede sinistro ed è dal femore che ruota e appoggiamo. Sì, andiamo giù in guerriero 2, affonda bene, inspiro. Espirando piegamento, andiamo fino a giù direttamente in Chaturanga Dandasana. Quando faccio in su, Urdha Mukha, scapole vicine ed è perfetto. Esatto, quando faccio in giù. Beh, respirone qui. Ruota piede sinistro, 45 gradi avanti col piedino destro. Spingi bene sui piedi e piano vieni su. Ci fermo qua un attimo. Stabilizziamo bene il bacino. La cosa difficile del guerriero 1, finito, quello con il tallone appoggiato, è dove devi mettere il bacino. Il piede dietro spinge il mio bacino sinistro in avanti. Io proprio sto spingendo col piede. Il piede spinge cosa? Spinge questo bacino. Se io non faccio niente vado così. Spingo bene? Esatto. Perciò spingi bene il bacino in avanti. Piede dietro 45 gradi, il tuo è quasi a 90. Ancora di più, inclinano di più. Ecco, senti che può spingere un po'. Ecco, facciamo tutti questo movimento qua. Boom. Boh, bacino avanti. Sì, ecco, senti, sentiamo questa differenza qua. E lo facciamo un po' come fanno i pugili. Quando un pugile colpisce, non colpisce con il pugno, colpisce col piede che sta dietro. Bam! E la forza si scatena dal bacino e va lì. Sì, un diretto del pugile. Esatto. Resta lì così, attiva bene l'addome, risucchia l'ombelico, le mani disegnano un cerchio enorme. Spalle lontane dalle orecchie, sguardo al cielo. Virabhadrasana 1. Addome attivo, assicurati che la coda sia ben infilata tra le gambe. Spingi bene con il piede indietro. Affonda bene sul ginocchio davanti. Inspiriamo qui. E piano ci apriamo, è il bacino che si apre, le spalle seguono e vado lì. Un guerriero 2. Sì, nel guerriero 2 il piede dietro non rimane a 45 gradi ma si può aggiustare un po'. Se tu rimani così, non, a parte che era praticamente parallelo, tu eri così, tipo quelle figure egiziane, sì. Perciò quando si passa da guerriero 1 a guerriero 2 si apre il bacino e anche il piede fa un po' questo gioco qua. Perciò il piede diventa quasi perpendicolare all'altro piede. Affonda bene con il ginocchio, spalle ben aperte, non fare questo, non fare questo, assicurati che il tronco sia lui. Adesso sei paradossalmente l'opposto di prima, un po' troppo indietro. Ecco, quello è un bel guerriero. Resta qui qualche respiro, senti il lavoro che questa geometria fa dentro il corpo e da qui piano distendiamo le ginocchia tutte e due e iniziamo a spingere con i piedi. Perciò non solo ci appoggiamo con i piedi ma iniziamo a spingere con i piedi. No, no, i piedi sì, ok, sono ancora così, pube avanti, eccolo qua, non troppo, via di mezzo, eccolo lì. La mano destra va verso destra, verso il mare per voi, va verso il mare, vai bene verso il mare, ginocchia distese e piano va giù e andiamo verso Trikonasana, un bel triangolo. Ci sono mille varianti, quella che facciamo noi oggi, sì, qua. Puoi anche poggiare la mano sulla tibia se vuoi, sa? Quindi vieni su. Questo qua, appoggia bene il dorso, ecco, il bordo esterno del piede. Sguardo qua la mano, no rigidità ed è perfetto. Ginocchia ben distese se puoi tutte e due. Spingi bene questo ginocchio quasi in estensione.
se il piede ti lascia fare, se tutto ti lascia fare, e qui cerca la distanza tra questi due punti, tra questo e questo, tra la coracoide e la iliaca. Bei respironi, ginocchia ben distese tutte e due, sguardo la mano che sta sotto e vieni su come se qualcuno ti tirasse su per la manina sinistra e piano vai giù. Affonda bene con il ginocchio, inspiro, andiamo in guerriero 2, in. Appoggia le mani, piegamento, chaturanga dandasana, cano faccia in su, cano faccia in giù. Beh, respiro qui. Ruota piede destro, avanti piedino sinistro. Inspiro, Virabhadrasana 1, un bel guerriero 1. Bello, ce lo organizziamo subito. E da qua andiamo in avanti, andiamo in guerriero 3. È già mezzogiorno? Sì. No, ma quello, forse le campane. Ciao, oggi suonano tutte le ore. Scapole vicine, restiamo lì un bel guerriero 3, esatto, buono, il bagno facciamo dopo, ogni cosa a suo tempo, sì, buono, buono, bei respiri, ma lungo il tronco è la cosa più facilitante, e piano veniamo su, ci portiamo sul ginocchio sinistro, allungati bene. Cresci bene, espanditi bene. Sì. Piede avanti e mani su. Tre respiri qua, di gioia. Sì, esatto. Allungati in tutte le direzioni. Inspiro, ginocchio al petto. La mano destra si fonde dentro il ginocchio sinistro. Senti proprio questa connessione forte. Mano sinistra viene avanti, patacca. Sì, e inspirando piano ci apriamo. La mano può cambiare un po' conformazione, fa sempre... È un finto amico. E tieni il ginocchio in avanti proprio questo qua. E cambia mano, tu devi mettere. Sì. Perciò vedi che non ti può agevolare. Ecco. Sì. E ti allunghi bene bene. Cresci. Assicurati di avvitarti attorno all'asse verticale. Cerca quest'asse e continua ad avvitarti attorno. Senti come il respiro si avvita. Espirando torno, ginocchio bene lì. E piano giù il piedino. Samastitihi. Un saluto al sole. Hastasana, ti allunghi. Prendi tutta l'energia. Se fuori tutte le tensioni. In, allunga bene la schiena, guardi in avanti. Espirando passo passo. Piegamento. Inspiro, cane faccia in su, scapole vicine, scane faccia in giù, allunga bene la colonna, spingi bene con le mani, lascia cadere giù la testa, ruota piede sinistro, avanti piedino destro, inspiro, guerriero 1, sì, buono, e da qui sappiamo cosa ci tocca, ci proiettiamo in avanti in guerriero 3, tuffo. È un tuffo in avanti. Rimani dentro al respiro. Tecnicamente in questa posizione lo sguardo è parallelo al pavimento, ma gli occhi vanno verso il terzo occhio, perciò guardano in avanti. Perciò non è che tutta la testa, non è che il collo fa così, ma solo gli occhi guardano in avanti, esatto. Ti metto io, giusto, così. Ma guarda il mare, guarda qui, un punto tra le sopracciglia. Sì. Sì, tutti gli arti ben distesi, gomiti, ginocchia, e piano vieni su, ti porti sul ginocchio. Ho fatto due volte la stessa parte? No, no, no. Ginocchio sinistro. Vedi quello che puoi, certo.
Allungati bene, apriti, espanditi, trasformati. Ha fatto due volte la stessa parte, dico io. Io no, io sono sicura di no. Ah, boh, ok. Ah no, tu che c'hai, ok. Piedi in avanti, mani su. Respiraci bene dentro. Allungati, allungati. Inspiro, espiro, mani sul ginocchio, mano destra sul ginocchio sinistro, la mano sinistra si apre verso dietro e ti allunghi bene, avvitati bene attorno all'asse verticale, cerca quest'asse, senti quest'asse. Respira dentro quest'asse, inspiro, espirando torna al centro e piedi lì vicini, piedi uniti, piedi in sama, facciamo un ultimo saluto al sole, sterno ben allineato, in Tadasana Samastiti, non siamo più allineati, non siamo in verticale piena ma siamo leggermente inclinati in avanti, poco, non è una flessione d'anca, è il bacino che va avanti, eccolo. Devi sentire un po' di peso sotto gli avampiedi, perciò non devi fare questo, non è una flessione d'anca, è proprio una leggermente in avanti, poco, molto meno, giusto devi sentire il peso non solo sotto i talloni, e da lì si parte, inspiro, Hasta Uttanasana, Hasta Pada, mano piede, inspiro, Uttanasana, alza il cuore, guarda avanti, piegamento, passo, giù, canna faccia in su, apri bene il cuore, espirando cane a faccia in giù. Appoggiamo le ginocchia e ci andiamo a depositare pancia sotto un attimo. Qualcuno ha un orologio? Ah, ce l'ho io. Ah, ma manca, vedi, 11:56, manca ancora. Madonna qua. Ma no, che mi suona le campane, quello lì mi disorienta. Cioè. Muovi un po' il bacino. Se posso, mano destra, caviglia destra e mano sinistra, caviglia sinistra. O quello che voglio, va bene anche la tibia, va bene il piede. Diciamo un buon punto proprio la caviglia, questa zona di transizione tra la tibia e le ossa intrinseche del piede. Appoggiamo la fronte a terra, spingiamo bene giù il pube, e senti come già il fatto di spingere giù il pube, il quadricipite, la parte anteriore della coscia inizia ad allungarsi. E poi piano piano solleviamo prima le ginocchia, poi solleviamo la testa, solleviamo le spalle, andiamo bene nel su, ci apriamo. L'idea è di andare proprio a spingere giù le ali iliache, il pube, unico punto d'appoggio sotto il bacino. Le ginocchia tendono ad estendersi, perciò la forza delle gambe tira sul tronco. Uno sguardo dolcemente in avanti, tranquillo, non verso il cielo. Tre respiri qui dentro. Senti la colonna che si allunga, che si apre, che si estende. Assicurati di addolcire anche, estendere anche la zona toracica, non solo la zona lombare. Ed espirando pianissimo vai giù. Libera le manine. Gira la testa da un lato, muovi un po' il bacino. Gira la testa dall'altro lato, continua a muovere il bacino. Appoggiamo la fronte,
mani sotto le spalle, andiamo su, una sorta di canna faccia in su, attiva bene l'addome, inspira, es, canna faccia in giù, allunga bene la colonna, è quasi una controposa rispetto all'estensione che abbiamo appena fatto. Appoggiamo le ginocchia e piano andiamo a sederci. Sì, sì, vestiti, vestiti. Bisogna. No, no, perché è umido, non è... Sì, non fai un rilassamento, siamo qua, fermi così. Andiamo in Siddhasana. Ciao, buona. Devo mostrare a mia mamma dove che siamo. Ah. Vi faccio gli auguri e andiamo via. Buon Natale, sa. Buon Natale. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Okay. Auguri la mamma. Grazie. Okay. Andiamo verso Siddhasana, perciò cerchiamo di avvicinare il tallone verso l'osso pubico. Anche l'altro tallone vicino all'osso pubico, in linea con l'osso pubico, c'è una sorta di apertura. Appoggiamo le mani indietro un attimo, sollevo il bacino, lasciamo cadere giù il bacino senza farlo toccare e poi appoggiamo giù gli ischi. Questa è una cosa molto interessante. Perciò appoggia giù gli ischi e non l'osso sacro. Da lì attiva l'addome, devi fare qualcosa dentro la tua pancia per mantenere questa dolce estensione lombare. E appoggiamo le mani. Come? Questa è quella giusta. Spalle rilassate, gola rilassata. Pollici e indici si sfiorano, chin mudra. E risuoniamo con un om. Mani davanti al cuore, qualche respiro di gratitudine verso il posto che ci accoglie, verso anche le forze che ci hanno portato qui oggi in una giornata così intensa di energia. Oggi è Natale, abbiamo avuto il tempo, la voglia, la forza di trovare un po' un momento prezioso per noi, ancora più prezioso in questo periodo dove ci sono tante energie e tante agitazioni. Più il mondo è caotico fuori, più importante è ritrovare la pace un pochino dentro. Namaste.